Arriva al Comune di Gela la neocostituzione di un elenco delle imprese. Il settore lavori pubblici ha pubblicato l'avviso per il quale le ditte interessate all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, cottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata dovranno produrre entro il prossimo 11 gennaio un'istanza dichiarazione in carta libera con un modello reperibile sul sito internet del Comune di Gela. L'assessore al ramo Nuccio Di Paola. Sì, è un'opportunità per le imprese locali. Entro l'11 gennaio dovranno presentare tutta la modulistica per poter essere inserite all'interno degli elenchi dei lavori pubblici. La modulistica è presente nel sito, basta collegarsi all'albo petorio del Comune di Gela. L'albo non veniva rinnovato dal 2012 e come clausola abbiamo inserito che per ogni anno, per la trasparenza e per dare ampia possibilità agli imprenditori della nostra comunità, l'albo potrà essere rinnovato di anno in anno. Ogni azienda potrà fare domanda a seconda del settore di interesse, può essere lavori sulle strade piuttosto che il decoro urbano, piuttosto che altri lavori che riguardano i lavori pubblici. Verranno inseriti in degli elenchi a cui noi come amministrazione potremo attingere per lavori di importi o inferiori ai 40.000 euro o per importi che possono andare dai 40.000 euro a 1 milione di euro. È un'ottima, come dicevo prima, un'ottima possibilità per tutti gli imprenditori locali e per questo li invito naturalmente ad affrettarsi a scaricare la modulistica e presentarla entro e non oltre l'11 gennaio.